Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo bellissimo cardigan che io ho deciso di chiamare cardigan diva, molto semplice e il cui punto è lo stesso usato per la maglia white. In molte mi avete chiesto una giacchettina da abbinarci sopra, io ho preferito fare un cardigan, quindi qualcosa di più lungo, da poter indossare sopra molti dei vestiti che possiedo, perché il punto lo trovavo adatto e anche il filato che ho scelto. Per quanto riguarda il filato, io ho scelto quello della Alize Linea Diva, che è 100% microfibra, ogni gomitolo è da 100 grammi, misura 350 metri. Io il colore che ho scelto è questo verde ghiaccio e per realizzare questo cardigan, che è una taglia S ed è a maniche lunghe, ho utilizzato 4 di questi gomitoli lavorando con l'uncinetto del numero 3. In descrizione naturalmente vi lascerò il link del sito web Uncentando con i filati, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. Sapete che abbiamo veramente tanti colori, ce ne sono 18, tra cui anche il vinaccia che ho usato per il video precedente e altri colori che ho intenzione di utilizzare per le prossime creazioni. Per quanto riguarda appunto questo cardigan, si parte dal sotto e sono due giri che vanno sempre ripetuti, due giri molto semplici e la lavorazione, come potete vedere, è sforata ma neanche tantissimo, quindi è un cardigan perfetto per poter essere utilizzato in estate. Arrivato all'altezza degli scalfi, si divide la parte dietro dalla parte avanti, si lavorano separatamente e poi si fa cucire sulle spalle e infine si vanno a fare le maniche con lo stesso punto. Allora, voi vedete che le maniche sono un po' a campana, ma in realtà io non ho fatto nulla per fare, è l'effetto proprio dato dal punto, quindi io ho continuato a lavorare sempre con un uncinetto numero 3, sono fatto sempre i soliti due giri e la maglia è andata un po' ad allargarsi, questo effetto mi piace molto. Non ho fatto allunga proprio fino al polso perché io in estate utilizzo moltissimo i bracciali e se l'avessi fatta lunga fino al polso poi avrei lottato ogni volta con il filato che si va a incastrare con i miei bracciali, quindi ho preferito farla un po' più corta, però voi potete farla naturalmente molto più lunga, potete fare le maniche a tre quarti, potete fare mezze maniche e anche il cardigan. Io l'ho fatto lungo, come potete vedere, che mi arriva a metà gamba, ma voi potete fare una giacchetta quindi più corta. E alla fine l'unica altra cosa che ho fatto è stato rifinire il bordino con un giro di maglie basse e mettere questi tre bottoni. Anche questi tre bottoni li trovate sul sito, per adesso solo in questa tonalità che è un bianco, ma metterò nei prossimi giorni anche gli altri colori, se naturalmente voi decidete di optare per un altro colore del diva e quindi volete dei bottoni che non siano neutri come il bianco, ma volete dei bottoni che si avvicinano di più a quel colore. Però come sapete sul sito comunque sono già presenti alcuni dei bottoni che io ho utilizzato in passato. Detto ciò, spero che anche questo cardigan vi piaccia, che desiate realizzarlo e se è così mi raccomando poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio o anche con Uncentando con Elsa. E naturalmente se avete acquistato lo stesso filato nello stesso sito web potete taggarmi non solo su Instagram ma anche su Facebook nella pagina Merceria Coleti. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro cardigan io ho deciso di utilizzare il filato Alize Diva che è 100% microfibra e questo è il colore verde ghiaccio. Allora, io lavorerò su un piccolo campione, ma vi dico già che nel cardigan io ho montato 169 catenelle. 169 catenelle è un multiplo di 6 più una catenella. Quindi chi deve fare una taglia più grande e vuole andare ad aumentare, tenga presente questo, che deve aumentare sempre di 6 catenelle, tenendo conto che alla fine deve aggiungere quella catenella in più che ci serve ad avere l'inizio uguale alla fine. Io ho montato 169 catenelle come vi ho detto e di larghezza mi è venuto quindi sui 74 centimetri. Chi vuole taglia S ma vuole che si chiuda un po' di più vada a montare soltanto due motivi in più, quindi 12 catenelle. Chi è taglia M e quindi lo deve fare più grande deve andare a aumentare di almeno 6 motivi in modo tale da avere due motivi dietro in più, due motivi lato di più per lato. Taglia L andate a montare almeno di 9-12 motivi in modo tale da averne, se mettete 9 da averne 3 in più davanti, 3 in più dietro, 3 più davanti da una parte e dall'altra. 12 stessa cosa, avrete 4 motivi in più indietro, 4 motivi in più sul davanti e 4 di più motivi in più sull'altro lato. Questo è per quanto riguarda se dovete andare ad aumentare a seconda delle taglie. Come vi ho detto, io qui lavorerò su un piccolo campione e vi faccio vedere quindi come fare i nostri due giri, che sono i giri che dovremmo sempre ripetere per tutta la lunghezza del nostro cardigan. Allora, montate le nostre catenelle,
ci alziamo con una catenella, rientriamo dentro la prima delle nostre catenelle e andiamo a fare una maglia bassa. Prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro nella catenella di base e di nuovo vado a fare 2 maglie alte non chiuse, quindi una, prendo il filo, rientro, seconda maglia alta non chiusa, chiudo le 2 maglie alte insieme, 2 catenelle, 1 e 2 e ancora prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare 2 maglie alte non chiuse, una, e rientro 2, chiudo le 2 maglie alte insieme, salto 2 catenelle, entro nella terza e ricomincio da capo, quindi entro nella terza e alzo una maglia bassa, prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e di nuovo 2 maglie alte non chiuse, una, e rientro 2, chiudo le 2 maglie alte insieme, 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro nella catenella di base e di nuovo 2 maglie alte non chiuse, una, e rientro 2, chiudo le 2 maglie alte insieme, 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro e vado a fare 2 maglie alte non chiuse, una e 2, chiudo le 2 maglie alte insieme, quindi ho 3 gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme. E ricomincio da capo, ancora quindi salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. Prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo 2 maglie alte non chiuse, una, 2, chiudo le 2 maglie alte insieme, 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro 2 maglie alte non chiuse, una, 2, chiudo le 2 maglie alte insieme. 2 catenelle, 1, 2, prendo il filo, rientro, 2 maglie alte non chiuse, 1 e 2. Quindi questo è quello che andremo a ripetere sempre per tutto il nostro primo giro. Chiudiamo il giro andando a fare nella terza catenella, quindi saltando le ultime 2, una maglia bassa. Abbiamo terminato così il nostro primo giro. Secondo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3, catenella di separazione, entro nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 2 catenelle successive e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e ricomincio da capo, quindi vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ricomincio da capo, quindi archetto di 2 catenelle, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. Quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il nostro secondo giro. Per terminare il secondo giro andremo a fare una catenella, prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così anche il mio secondo giro. Allora, questi sono i due giri che dovremmo sempre ripetere per tutta la lunghezza. Vi ricordo che io ho montato 169 catenelle e adesso vi voglio rifar vedere un attimo come rifare il primo giro, visto che abbiamo una base diversa rispetto alle catenelle iniziali. Quindi andiamo a fare. Mi alzo con una catenella, rientro dentro la maglia alta e realizzo una maglia bassa. Prendo il filo, vado nell'archetto di 2 catenelle, di 3 catenelle e vado a fare 2 maglie alte non chiuse, 1, 2, chiudo le 2 maglie alte insieme, 2 catenelle,
una, due, rientro altre due maglie alte non chiuse, 2 catenelle, 1 e 2, rientro altre 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Vado nell'archetto di 5 catenelle, entro dentro e vado a fare una maglia bassa. Prendo il filo e ricomincio da capo andando a fare i gruppi di maglie alte chiuse insieme all'interno dell'archetto di 3 catenelle. Quindi ripeto, questi sono i giri che andremo sempre a ripetere, vi dirò naturalmente alla fine quante volte ho ripetuto il giro e poi andremo a fare il motivo e poi andremo a fare dividere la parte dietro dalle due parti avanti. Allora, sono arrivata a mettere i marcatori per le mie, per dividere la parte dietro dalla parte avanti. Ho ripetuto i due giri dal basso verso l'alto per 32 volte, lavorando sempre esclusivamente con l'uncinetto il numero 3. Quindi ripetiamo, ho ripetuto i due giri per 32 volte e poi adesso sono andata a mettere i marcatori. Per poter mettere i marcatori, io sono andata a contare le strisce dove ho i tre gruppi di due maglie alte chiuse insieme, quindi 1, 2, 3, ne ho un totale di 28, quindi che ho fatto? Ne ho messi 8 avanti da una parte, 8 avanti dall'altra parte, 12 dietro, quindi ripetiamo, ho messo 8 motivi davanti qui, 8 motivi davanti qua, 12 dietro e tra il primo e il primi di entrambi i gruppi, quello avanti e quello dietro, dove ho le catenelle, 5 catenelle, sono andata a mettere i marcatori sia da questa parte che da quest'altra parte, quindi da qua io poi vado a contare i miei 8 e i miei 12, stessa cosa, 12, 8. Quindi ho messo i miei marcatori e adesso vado a lavorare separatamente le due parti. Mi raccomando, se avete un motivo dispari, questa volta il motivo dispari va messo dietro. Dovete avere lo stesso numero sul davanti, sia da questa parte che da quest'altra parte, quindi quello dispari, tipo se come me non ne avete 28 ma ne avete 29, potete metterne 13 dietro. Poi invece, naturalmente, se rispetto a me dietro la volete più stretta, allora mettete più motivi, o dietro la volete più larga, mettete più motivi. Taglia M o taglia L, diciamo che dovete gestirvela un po' voi, fate in modo che comunque dietro non sia troppo stretta. Detto ciò, quindi possiamo andare a fare il nostro i nostri giri di andata e ritorno. Si lavora come abbiamo lavorato fino adesso, perché non cambia assolutamente nulla. Quindi io vado a fare la mia maglia bassa dove ho la maglia alta, avvicino un po' la telecamera così vedete meglio, eccomi. Quindi vado a fare la maglia bassa e vado a lavorare normalmente facendo i miei gruppi di due maglie alte chiusi insieme. Quindi adesso continuo a lavorare normalmente il primo giro, vi farò vedere solo come lo finisco, perché si finisce sempre allo stesso modo, ma vi devo far vedere dove lo finisco, e poi faremo il secondo giro. E poi vi ritirò naturalmente quante volte ho ripetuto i motivi, sia avanti che dietro, che tanto sono lo stesso numero, e quanto poi sono andata a cucire per l'altezza delle spalle. Allora, sono arrivata al mio marcatore, quindi ho lavorato normalmente il mio primo giro, vado dove ho il gruppo di 5 catenelle e vado a fare la mia maglia bassa. Mi giro con il lavoro e vado a fare il mio secondo giro, quindi vado a fare le 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, catenella di separazione, vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle e ricomincio, quindi e vado a fare la maglia bassa, quindi vedete sto ricominciando a fare giustamente i miei due giri. Farò questo sia da questa parte, quindi adesso continuerò a lavorare questi due giri fino ad arrivare all'altezza giusta. Farò la stessa cosa anche da quest'altra parte, anche nella parte dietro. Nella parte dietro, mi raccomando, quando dovete iniziare e terminare il giro, dovete iniziare e terminarlo sempre dove abbiamo l'archetto di 5 catenelle. Quindi dove abbiamo qui lo marcatore, faremo sempre la maglia bassa che ci serve per iniziare il giro e la maglia bassa per terminare il giro. Quindi io continuo, vi farò sapere alla fine quante volte ho ripetuto, poi vi farò vedere quanto ho cucito e andremo a fare poi anche le maniche. Ho ripetuto i due giri per 10 volte sia nelle parti avanti che nella parte dietro. Quindi ripeto, ho ripetuto i due giri per 10 volte e come scalfo vedete mi è venuto bello largo. Sono andata poi a cucire la parte dietro con la parte avanti unendo tra di loro 3 file. Dei gruppi di due maglie di tre maglie alte di tre i tre gruppi di due maglie alte chiusi insieme, vedete,
E adesso posso andare a fare finalmente la mia manica. Naturalmente voi potete cucire anche un po' di più se volete il collo più stretto invece di largo. Direi che per una taglia M invece di 10 giri dovreste andare a 10 volte, di ripetere il motivo 10 volte, dovresti ripetere il motivo almeno altre 2 volte, se non anche 3. Invece per una taglia L direi che dovete andare a fare almeno 16 volte il motivo. A questo punto quindi possiamo andare a fare la nostra manica e vi dirò come farla. Io mi aggancio nella parte sotto della mia manica, del mio scalfo. Lavorerò sempre con l'uncinetto numero 3, quindi vado all'interno dell'archetto di 5 catenelle dove ho fatto le maglie basse e vado sempre a fare una maglia bassa, quindi mi aggancio con il filo, mi alzo con una catenella, rientro dentro e vado a fare una maglia bassa. Prendo il filo, vado dove ho il primo, qui un foro grande dove ho la maglia alta orizzontale, e vado a fare 2 maglie alte non chiuse, una, e rientro 2, chiudo le 2 maglie alte, 2 catenelle, 1 e 2, rientro di nuovo 2 maglie alte non chiuse, una, 2, chiudo le 2 maglie alte insieme, ancora 2 catenelle, 1 e 2, rientro altre 2 maglie alte non chiuse, 1, 2, chiudo le 2 maglie alte insieme, vado nel foro successivo dove ho sempre, vedete qui, la maglia alta orizzontale e vado a fare una maglia bassa. Prendo il filo e ricomincio, vado nel foro e vado a fare il mio motivo, quindi i miei 3 gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme separate da 2 catenelle. Continuo così per tutto il giro, vi farò vedere come terminarlo e poi andremo a fare il secondo giro. Sto per terminare il mio primo giro. Ho fatto il mio ultimo gruppo di 2 maglie alte chiuse insieme, vado dove ho la maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro con delle maglie bassissime, mi porto all'interno dell'archetto di 2 catenelle, mi alzo con una catenella, rientro dentro, vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, vado a fare una maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ricomincio da capo. Quindi vedete, sto rifacendo i miei giri, però invece di lavorare in giri di andata e ritorno, sto lavorando in giri di tondo. Quindi vado nell'archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 5 catenelle, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro, vi farò vedere come terminarlo e poi vi farò rivedere come rifare il primo. Sto terminando anche il secondo giro, ho fatto le 5 catenelle, entro nella maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima. Adesso si ricomincia dal primo giro, però questo è quello del giro che andremo sempre a fare alla fine, perché qui noi abbiamo iniziato con una maglia bassa, mentre qui inizieremo direttamente a fare i gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme. Allora io entro all'interno dell'archetto e vado a fare una maglia bassa. E vado a fare 2 catenelle, 1 e 2, che equivalgono alla prima maglia alta non chiusa. Rientro dentro e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte, 2 catenelle, ricomincio da capo. E vado a lavorare normalmente facendo gli altri 2 gruppi di 2 maglie alte non chiuse. Terminerò il giro facendo poi, continuando a lavorare, terminerò il giro facendo una maglia bassa all'interno dell'archetto 5 catenelle e una maglia bassissima all'interno dell'archetto delle 2 maglie alte chiuse insieme per poter chiudere la lavorazione, e poi si ricomincerà con la maglia bassa all'interno dell'archetto di 2 catenelle. Quindi questi sono i giri che andrò sempre a ripetere, vi farò sapere alla fine quante volte ho ripetuto questo giro per arrivare alla lunghezza della manica che a me arriverà qui al polso. Ho ripetuto i 2 giri per 27 volte fino ad arrivare alle scalfi al polso. Vedete, la maglia si è allargata da sola, cioè la lavorazione si è allargata da sola. Io non ho aumentato, non ho cambiato l'uncinetto, si è andata leggermente ad allargare da sola e mi piace l'effetto un po' largo sul polso. Quindi ripeto, io 2 giri li ho ripetuti per 27 volte, sia da questo lato che da quest'altro lato. Poi
L'unica cosa che ho fatto, e ho terminato naturalmente con il giro di maglie basse alternate a catenelle. Sono andata soltanto poi a rifinire tutto con un giro di maglie basse attorno allo scollo, non intorno ai polsi, nemmeno sotto, soltanto qui allo scollo. Ho fatto un semplice giro di maglie basse facendo una maglia bassa dove ho la maglia bassa, 3 maglie basse nell'archetto di 3 catenelle, 5 maglie basse nell'archetto di 5 catenelle. E come vi ho detto non ho fatto altro, vedete viene questo effetto ondulato. Ho deciso di non farlo qui perché non voglio lo stesso effetto ondulato che ho sullo scollo, mi piace più che sia dritto qui sulle maniche. E quindi adesso non dovrò fare altro che mettere dei bottoncini, credo che ne metterò al massimo 2 o 3, non voglio che si chiude fino a sotto, voglio che si chiuda soltanto qui sopra, quindi metterò soltanto 2 o 3 bottoncini e a questo punto il mio cardigan sarà terminato.